adesso vediamo un altro circuito elettrico che risolviamo con il teorema di Minman, ma in questo caso però il nostro circuito prevede due generatori di tensione con 1 ed con 2 e un generatore di corrente. Vedete questo ramo qua. Bene, in questo caso come si applica Minman? Beh, vediamo. Allora, scriviamo di nuovo la formula, quindi VAB. Quindi il nostro testo cosa ci dice? Noi dobbiamo conoscere VAB quant'è? Punto interrogativo. Allora si fa in questo modo, guardate, si applica così. Allora, cominciamo. E con 1 diviso R con 1 più. Questo è un generatore di corrente, quindi in questo caso metteremo solamente la corrente I0, perché con 1 su R con 1, in effetti che cos'è? Una corrente. Quindi in questo ramo, il secondo ramo, già ce l'abbiamo la corrente, quindi possiamo mettere I con 0. Anzi, nel mio testo dobbiamo mettere I con 0 uguale a 3 A. Ok? Più che cosa? E con 2 diviso R2. Quindi ora qua cosa mettiamo? Al solito 1 diviso R con 1, quindi la conduttanza, più un generatore di corrente. Qual è la caratteristica del generatore di corrente? Di avere la sua resistenza interna infinita. Quindi scriveremo così, 1 diviso infinito più 1 diviso R2. Questo come lo possiamo scrivere? Quindi riscriviamo bello pulito. E mettiamo i valori numerici. E con 1 abbiamo detto 10, quindi 10 diviso 2 più i con 0. I con 0 è 3, più e con 2 che era 12 diviso 2 fratto 1 diviso 2 più 1 su infinito è 0, no? 1 su infinito. Più qualunque numero diviso infinito fa sempre 0, diviso R2. R2 quanto è 2? Quindi questo quando possiamo scrivere, a questo punto, questo possiamo scrivere così. Allora, 5 più 3, 5 più 3 fa 8, 8 più 6. Quindi è 14, quindi 14 e questo fa un mezzo più un mezzo fa 1. Quindi 14 volt. Quindi alla fine abbiamo trovato che la mia tensione VAB è di 14 volt. Quindi in questo esempio cosa ho voluto fare vedere? Come applicare Minman in presenza di generatori di corrente. Ok? Anche qua, se io volessi applicare volessi calcolare i 1 o i 2, giusto? Dovrei applicare il secondo principio di Kirchhoff, la maglia al ramo R1, no? Considerando come generatore in questo ramo VAB, che è 14 volt. L'abbiamo visto nei tutorial precedenti.